better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day, leave the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the sword. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feeding from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you'll have scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no legs, it'll kill when I'm desperate. The Night of Triathlon, quindi la notte del triathlon, è una gara pazzesca a cui ho partecipato già varie volte e infatti chi già mi segue trova varie reels sulla pagina Instagram, però è una gara particolare e oggi sono qui per annunciare che sono aperte le iscrizioni e vi voglio raccontare un po' di questa gara. Farò una sorta di recensione gara, è il primo video in cui recensisco, diciamo, una gara a tutto tondo. Sicuramente sono partito da questa gara perché è una delle più belle, a mio avviso, perché è unica, nel senso viene effettuata di notte, infatti la partenza di solito, se non sbaglio, è verso le 20, le 20 e 30, quindi si parte con il tramonto. E la bici infatti è fatta apposta per avere comunque una finestra di luce e poi la corsa viene fatta completamente al buio. E infatti in bici servono, diciamo, le luci posteriori e anteriori perché siamo già in fase di tramonto e per regolamento sono belle. E quindi è fantastico vedere poi in zona cambio questa distesa di bici con tutte queste luci che si accendono e si spengono, è veramente, veramente unico. E infatti la gara si tiene a Marina di Massa quest'anno l'8 giugno. E le iscrizioni sono già aperte e vi lascio il link in descrizione al sito dove trovate anche tutte le informazioni sui percorsi e quant'altro. Il nuoto viene dato il via, diciamo, sulla spiaggia di Marina di Massa lungo il pontile e ecco qui c'è l'aspetto più bello che veramente mi ha lasciato il segno, è il tifo, cioè nel senso a me ha stupito tantissimo vedere questo mare di gente sul pontile che guarda altrettanto mare di atleti che sta per partire e non è scontato perché comunque per chi fa triathlon lo sa, il pubblico esterno non è mai tantissimo, esclusi familiari e qualche passante è difficile che ci sia un pubblico così, diciamo, presente. Invece in questa gara, essendo comunque un orario in cui tanta gente è fuori, veramente si riempie, quindi c'è il pontile che è strapieno e niente, è veramente veramente emozionante. La bici è tutto lungomare, quindi super veloce per chi cerca le alte velocità e è bello perché si inizia a fare la bici con il tramonto e è suggestivo, devo dire, anche le immagini e i video che poi vengono fuori sono unici. Anche la corsa è tutto lungomare, quindi anche quello un piattone, sono 5 km, mentre per la bici, l'ho detto, ma un triathlon sprint sono 20 km a multilap lungomare. Per la corsa invece, diciamo, si parte con il buio o comunque dopo un chilometro è già buio, dipende quanto ci mettiamo a fare il resto e quindi questo è anche questo altrettanto pazzesco perché correre al buio di sera è veramente veramente unico, poi una location come Marina di Massa che adoro. E poi tutto contornato da una festa post gara veramente bella, musica, premiazioni. Veramente, insomma, una delle gare migliori senza che nessuno mi abbia costretto a dirlo e sicuramente da rifare. L'anno scorso è saltata e invece quest'anno ho visto che viene riproposta e quindi sono felice di condividere con voi anche qualche video e qualche immagine che avete visto mentre io parlavo e niente. Fatemi sapere nei commenti se l'avete già fatta, se vi è piaciuta o se, diciamo, vi ho incuriosito a farla. Grazie per la visione e noi ci vediamo al prossimo video.